Buona serata da Massimiliano Mantiloni. Dall'inizio dell'anno in Toscana si sono registrati già 17 morti, una statistica che viene fatalmente e tristemente aggiornata quasi ogni giorno. Si muore in tutti i settori produttivi, ma cosa si può realmente mettere in campo per dire basta a questa strage? Ne abbiamo parlato con Simona Riccio della Filca CISL della Toscana. L'emergenza della salute e sicurezza nei posti di lavoro, lo diciamo da tempo, va combattuta con azioni concrete e strutturali. E questo avviene obiettivamente attraverso maggiori sanzioni, più ispezioni e controlli, ma anche con un grande investimento in formazione e formazione sul tema della sicurezza del lavoro. Le principali violazioni nel settore edilizio abbiamo riscontrato, oltre a essere la caduta dall'alto, è la mancata formazione e informazione ai lavoratori, che non viene fatta in maniera opportuna dalle aziende, e la CISL e anche le categorie che sono coinvolte dagli infortuni lo dicono da tempo. La proposta utile è utilizzare una parte dei fondi INAIL per finanziare almeno 4 ore retribuite di formazione sulla sicurezza al mese per ciascun lavoratore. Abbiamo un bilancio INAIL che ha un avanzo pari a 3 miliardi di euro. Sono i soldi delle imprese, dei lavoratori, che devono essere spesi, perché se non si punta su formazione, purtroppo ci sarà sempre un grave mancata applicazione anche delle norme, e quindi di conseguenza bisogna intervenire rapidamente, visto le tragedie che anche in Toscana continuano ad avvenire. La CGIL sta raccogliendo le firme per un referendum, ma potrebbe essere una strada da seguire questa? Le soluzioni vanno trovate al tavolo, come per ora si sta facendo nel confronto con il governo. Una delle soluzioni che come FILC e come CISL abbiamo sempre proposto era la patente a punti, e abbiamo la patente a crediti. Bisogna intervenire ponendosi al tavolo attraverso strumenti e proposte concrete. Quando noi parliamo della patente a crediti, non solo nel nostro settore ma anche per tutti i settori, questo è un primo strumento, e lo strumento avviene obiettivamente attraverso le norme più che attraverso dei referendum, che obiettivamente poi devono avere un obiettivo, che però si costruisce al tavolo e al tavolo col governo.